come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano un marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e non si accorsero di nulla, finché venne il diluvio e travolse tutti. Parola del Signore. Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Avete sentito la prima lettura? Mettiamoci in cammino verso Gerusalemme. Mettiamoci in cammino perché attorno a noi che cosa c'è? Avete sentito Paolo? La scena del mondo, fatta di corruzione, di povertà, di idolatrie. Le opere della carne ci girano intorno, le tenebre. E noi quest'anno ci entreremo dentro questa pagina di Matteo. Così immersi nelle tenebre, lontano dalla Gerusalemme, lontani da Dio, dalla sua legge e dalla sua parola, diventiamo ciechi. Ciechi. Non vediamo. Non vediamo la fame. Vediamo la sete. Non ci accorgiamo dello straniero. Non ce ne accorgiamo di chi è nudo. Siamo così ciechi che diventiamo indifferenti davanti ai malati e davanti ai carcerati o ai peccatori di questo mondo. È così che era capitato ai giorni di Noè. Mangiavo, bevevo, si ubriacavo, si divertivo. Cosa di sto mondo, vero? Lo sentiamo tutti oggi, no? Che sentiamo? Ma goda da vita. Non parlo in siciliano, questa non la posso dire, ma voi la sapete. La dico in italiano, ma fregatene. Ogni lassata è perduta. Ma che siete babbi? Dovete. Così fu ai giorni di Noè. Prendevano moglie e marito, ma tanto, non si dovette. Lassa una, piglia nausea. E come vuole Dio? Così era ai giorni di Noè. E l'acqua? Cosa fa l'acqua? Sale. E quando l'acqua sale? Questa sabba? Chi è sull'là? Chi si è salvato ai giorni di Noè? Chi era nell'arca? Allora camminiamo verso Gerusalemme. Camminiamo. Perché se cammini verso Gerusalemme, se cammini verso il Signore, se cammini verso quella grande realtà che è la sua luce e la sua bellezza, tu cominci ad ascoltare la sua parola. E il velo dagli occhi ti cade. Allora ci vedi chiaro. Ti accorgi della fame. Ti accorgi della sete. Ti accorgi di chi è nudo. Ti accorgi e cominci a toccare, perché ci vedi chiaro. Perché la parola di Dio è un fuoco che arde, ma brucia quello che ci impedisce di vedere. Sollevate il capo, sollevate il capo. Siamo tutti dentro questo mondo, ma se non ti metti in cammino, perché bella l'immagine di Noè, l'immagine del diluvio. Noi la Chiesa vediamo l'immagine del battesimo. Con Gesù noi usciamo da questa acqua, i cieli si squarciano. E tu entri nella luce, sollevate il capo, destatevi dal sonno, è grande quello che Dio sta compiendo verso di voi. Allora sì, geni. Che cosa significa una
verrà, lasciate una verrà tolta. Perché quando Dio verrà, tutti saremo pronti. E allora per qualcuno sarà una sciagura, per altro sarà un momento di salvezza. Per qualcuno sarà un momento di rinascita. Ma siamo tutte e due alla mola, ma non è così. Ma siamo tutte e due che stiamo zappando un campo, siamo tutte e due che stiamo... Ma perché un signore a chi... Ma vedete che le disgrazie che capitano a tutti noi sono uguali per tutti. Forse. Però non tutti reagiamo allo stesso modo. Non tutti. Non tutti. Anzi, può succedere anche qualcosa, che la disgrazia di qualcuno è minore di qualche altra disgrazia. Eppure quello che ha una sciagura minore è più perso e non riesce a viverla, e tante volte chi ha una sciagura maggiore ci lascia spiazzati. Perché davanti a quello che succede non tutti siamo, reagiamo allo stesso modo. Ecco cosa vuol dire quella differenza. Non tutti reagiamo alla stessa maniera, ma chi? Anche perché poi il brano del Vangelo di Matteo è anche un brano, lo possiamo sì leggere alla lettera, sai, è successa, succede una disgrazia, quante volte non ci sappiamo spiegare, e quella muore e quell'altro si salva. Quante volte ci siamo salvati per un pelo e in qualche cosa stupida ci siamo anche rovinati. È un mistero della vita inspiegabile. Ma ripeto, non tutti reagiremo allo stesso modo. Dipende dove tu sei. Dove tu sei? Dentro l'arca? O sei con l'acqua? Decidi tu. Mi è piaciuta in questa lettera dell'inizio dell'anno liturgico, buon anno liturgico a tutti, ma decidi tu da che parte stare. Deciderai tu. Da che parte stare? Non deciderà Dio, separerà le pecore dalle capre. Non è che Dio ha scelto che tu devi essere capra o devi essere pecora. Lo deciderai tu, lo decideremo noi. Quando arriva il diluvio, si salvano quelli dell'arca. Ma si salvano perché non si sono lasciati trascinare dalla logica di questo mondo. Allora, bello, iniziamo l'anno liturgico e iniziamo questo avvento. Vegliate, vegliate. La parola dell'avvento è attesa perché c'è qualcosa di grande che avviene ogni giorno, ma c'è qualcosa di grande che Dio deve realizzare nella nostra vita. Che cos'è? La nostra salvezza. Dio è venuto a salvarci, non a portarci le caramelle, non a portarci il regalo di Natale. Lo ripeto con quella domanda che ho scritto nella lettera dell'inizio dell'anno liturgico. Cosa c'è sotto i nostri presepi? Cos'è c'è l'albero di Natale? Cosa c'è sotto l'albero di Natale? Già ci stiamo pensando? Gesù non è venuto a portarci il regalo di Natale, non è venuto a portarci le caramelle o le grazie che gli chiediamo, non è venuto a soddisfare i nostri desideri a volte egoistici. È venuto a tracciare una strada. E se tu cammini verso Gerusalemme, se tu ti muovi, entri nell'arca, entri nel suo cuore e tu sarai salvo. Vincerai le scene di questo mondo, vincerai le povertà, vincerai le disgrazie. Mentre macinerai al mulino, ti capiterà un terremoto. Forse ci lascerai la pelle, ma sarai salvato. L'altro no. Avete visto che cosa è successo in Albania? Terremoto. In Albania. Ma nemmeno. Vegliate. Però, non è che voglio iniziare l'anno liturgico, ma manco Gesù ci vuole invitare. Ora ma cominciare già con scanto, già con paura, già mamma mia, proprio dobbiamo cominciare pieni di entusiasmo, di gioia. Invece no, però è grande quello che
Non dobbiamo partire da quello che ci potrà accadere o ci accadrà. E siamo con i piedi per terra, è inutile che viviamo con i piedi per aria, oppure perché siamo con Gesù le cose ci andranno bene, o perché ora stiamo iniziando questo anno liturgico, stasera siamo qui, Signore, allora tu verso di noi devi avere uno sguardo bello. Quando verrai alla macina della nostra vita, lasciaci lì e non ci toccare, eh? Pigli dall'auscio. Ecco. No, no, non va, non è così. Non è così. Per nulla è così. Però che cosa ci vuole dire la parola di Dio invece stasera? Che c'è qualcosa di grande, c'è qualcosa di bello, c'è un amore infinito, c'è un Dio che si è fatto carne, si è impastato di questa umanità, ha un regalo da portarti che non è quello che starà sotto l'albero di Natale, ha la sua vita da donarti, ha i suoi occhi. Mi è piaciuto mettere anche nella lettera una preghiera dobbiamo fare in questo Natale, che il suo cuore batti dentro al nostro, ha un cuore da donarti. Guarda questo. E allora con i piedi per terra, con i piedi di... perché siamo nel fango, siamo nella sciagura, siamo nella morte, siamo nelle disgrazie, stiamo con i piedi per terra, però con lo sguardo verso il grande dono del suo amore. E allora dobbiamo essere preoccupati? Dobbiamo avere paura? Dobbiamo essere felici? Perché il tempo dell'Avvento è un tempo di gioia, di esultanza. Perché Gesù è venuto a salvarci. Nel mare, nella tempesta di questo mondo, come ai giorni di Mosè, è venuto a portare la sua arca. È venuto a portare la sua presenza. E noi potremo attraversare questo mare. Noi ne usciremo risorti. Noi ne usciremo vinti. Anzi, nel cammino di questo anno liturgico, noi faremo uscire anche questa umanità. Faremo uscire questa umanità dalla morte. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete e mi avete dato da bere. Noi entreremo nella povertà di questo mondo e diventeremo a sua volta anche noi arca di salvezza. Saremo la sua presenza, saremo il prolungamento del suo corpo. E per entrare dentro ancora questo anno liturgico che dove ci stiamo incamminando, mi è piaciuto, ecco, che lo Spirito Santo ci ha suggerito di guardare e di ascoltare quel brano di Don Tonino. Dammi, Signore, un'ala di riserva. Perché insieme a lui, che bello Don Tonino, immagina questo Dio che ha un'ala soltanto, perché vuole volare insieme a noi. E quanti ali spezzati dai nostri fratelli, non spicco nel volo perché... che noi siamo dentro questa cecità, dentro questo mondo, ci siamo addormentati. E allora chiediamo al Signore che ci dia questo sguardo, che entri nella nostra vita e insieme a Lui voliamo. E allora, immersi in questo mondo, diventando arca di salvezza per questo mondo, possiamo risollevare le ali dell'umanità e camminare tutti verso la salvezza. Il Signore si è impastato di questa umanità per risorgerla e per farla rinascere. E allora non addormentiamoci, non distraiamoci, vegliamo e stiamo pronti. Quale gioia! Che bello sentire questo salmo. Abbiamo anche cantato. Quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Quale gioia! Quale gioia in questo inizio di avvento, no, quale sciagura! Quella che mi capiterà, no, quale gioia. E allora mettiamoci in cammino. Signore, manda il tuo spirito, apri i nostri occhi, fa battere il tuo cuore dentro al mio cuore. Che in questo Natale non ci sia un presepino solo da accoglierti, non ci sia una bella capanna solo da metterti i nostri doni, ma ci sia il nostro cuore dove tu possa farti carne. Lode e gloria a te, Signore Gesù. Yeah.